Ciao a tutti ragazzi, in questo mio video ve l'avevo detto che usciva, anche se usciva tardino, vi avevo promesso che usciva questo video della creatività, creatività. Allora, scusate per la voce perché ho mal di gola, perché lo sapeva, per ora sta facendo brutto tempo e mi è venuto il mal di gola. Allora, ancora vi do un'informazione, ancora questo bracciale non si è rotto, ce l'ho ancora. Quindi c'è magia. Comunque, tra un do stress sono andata a fare acquisti da Dudlin, alcuni da Dudlin, alcuni da una cartoleria che non ricordo adesso come si chiama, però iniziamo. Allora, la busta è grandissima, questa della Dudlin, perché poi alla fine ho messo tutto qui. Come ho detto ieri nello scorso video, si tratta di creatività, quindi tra un do stress da Dudlin, questa è Dudlin, pure una cartoleria qui a Messina, non so se la conoscete, ad 1 euro, cosa buonissima. Ho comprato una rigata da 30 centimetri, questo che praticamente è un compasso che tu gliela metti tu la matita, un temperamatite, una squadretta di 3x10 cm e un'altra di 8x4 cm e un goniometro di 180 gradi e una gomma. Questa si chiama Luna, scusatemi, la Luna, perché. Poi ho comprato l'oro. Poi da una cartoleria ho comprato questo, che aspettate che ve lo apro, un cartellone metà, a metà. Questo, se non sbaglio, l'ho comprato a 50 centesimi. E che cavolo, non stava, perché ormai si è abituato a stare così, però vabbè. Comunque, lo so che fa un sacco di rumore questo coso. Però andiamo, passiamo al prossimo acquisto. È questo, che c'è una coccinella di sotto attaccata. Dio, che danno che sono appena comprati. Vabbè. Comunque sono sette di questi cosi qua, questi acrilici dell'oggetto extra fine. Questi l'ho comprati, se non sbaglio ragazzi, 7 euro, se non mi ricordo male. Sì, 7 euro. Mi ricordo male, appunto, mi sembra che l'ho comprato 7 euro. Vabbè, comunque sono bellissimi, vedete, giotto extra, quindi sono 7 colori. Sì. E questo l'ho comprato in quella cartelleria là. Ma adesso passiamo al prossimo acquisto. Allora, siccome a scuola ci vanno a fare sempre decoupage sulla Madonna, queste cose qui, ho comprato questa Madonna qua, giallo ritagliata, perché è bellissimo questo, mi piace un macello questa Madonna qua. Poi passiamo, questa l'ho comprata 50 centesimi, l'una, cioè perché ce n'è un'altra di là, però mi secco prenderla, non ce l'ho qui in questi acquisti, però comunque 50 centesimi da quella cartelleria là. Ok, allora questo qui non è un acquisto, però l'abbiamo fatto a scuola e ci tenevo a farvelo vedere, è un uovo di Pasqua. Vedete, tutto colorato così. Così abbiamo fatto un bastoncino, l'abbiamo messo, c'erano tutto. Un bastoncino così. Ed è bellissimo. Questo si mette nelle piante, le altre cose qui. Le altre cose così. Questo ancora lo devo finire, ragazzi. Ci metterò presto a finirlo, quindi vabbè, passiamo al prossimo acquisto. Ok, e questi sono dei brillantini fini fini così ad attacco. Questi sono fatti ad attacco. No, l'ho comprato 1 euro, questi qui non da Deglin, questo lo devo comprare da Recinati, questo qui. Poi passiamo all'altro acquisto. Ok, questo qui è un tubetto normalissimo di acrilico bianco. Acrilico bianco. C'è una coccinella e un brillantino qui attaccato che si è staccato perché mi piaceva farlo così. Poi passiamo all'altro acquisto, scusate, prometto, scusate per questo filo, però è il caricabatterie. Comunque passiamo all'altro acquisto, appunto. Che siccome a scuola ci chiedono sempre di fare decoupage e cose, altre cose, ho comprato questo, che è un decoupage, con le rose. Poi passiamo all'altro acquisto. Ok, questo è l'altro acquisto, questo l'ho comprato 1 euro, 1,20 euro se mi sembra, con angeli e varie cose. Passiamo all'altro acquisto. Vi chiederete, ma che cos'è sto coso? È una cosa inutile. Invece questa è una magia assurda. È la pasta piombo.
praticamente tu fai i disegni con questa, tipo un cuore, non lo so. Poi questa si asciuga e diventa durissima, durissima. Quindi questa è bellissima. Questa l'ho comprata 2,20 € da Dutlin. No, no, aspetta, è da una cartoleria. Passiamo all'altro acquisto. Queste qua sono delle forbici normalissime, bellissime, simpaticissime. Sono a forma di farfalla così e tagliano alto. Molto, molto. E niente, ragazzi. E niente ragazzi, questo video finisce qui. Il video creativo ve l'ho fatto, quindi non so più cosa farvi. E niente, un grosso bacio. E mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e lasciate qui un commento se questi acquisti vi piacciono e pure se i prezzi sono buoni. Allora, scusate di nuovo per la voce perché ho mal di gola e fatico a parlare, però vabbè, comunque lasciamo perdere. Il mio cane, aspetta, vi devo fare vedere una cosa. Sta dormendo. Vabbè. E niente ragazzi, un bacio e ciao!